Per i più sei conosciuto come comico per la tua partecipazione a Zelig e non solo. Com'è passare dal comico a un film invece con tematiche horror di fantascienza? Beh, in realtà è una passione che coltivo dal 2001, cioè prima di Zelig questa, forse è la mia prima passione. Nel 2001 ho avuto la fortuna di lavorare con Dario Argento e non ho sonno, quindi sono morto con una penna nel cervello, un po' di cose sanguinolente le ho vissute. Poi vabbè, si arriva dal teatro e quindi si fa tutto, ecco, siamo attori. Poi il cinema horror è sempre stata la mia grande passione. Farne parte è un sogno che si realizza ed eccomi qua, felice di esserci. E poi vabbè, la grande fortuna in questo film di lavorare con tre attrici americane strepitose e di confrontarmi con tre attrici toste, in americano, lavorare in inglese per un italiano, si sa, non è così banale, non è così facile, soprattutto nei momenti di improvvisazione, nei tempi, nei ritmi che sono diversi, no? Dalla nostra interpretazione, dal nostro stile, ma belli, bella sfida e mi sto divertendo tantissimo, quindi insomma, benvenuti gli Stefano Milla e chi crede in questi progetti, in questi prodotti e crede anche che gli attori italiani possano farli, perché poi non è neanche così scontato, no? Che si scelga un attore italiano per... viene più facile pensare agli stranieri perché ovviamente hanno forse più cultura anche di genere, più facilità anche di commercio, no? Nel genere questo è. E invece anche in Italia c'è grande passione dal punto di vista attoriale in questo genere, quindi grazie per aver creduto in me, appunto, sdoganato come comico e va bene, grazie a Zelig sono stato conosciuto a livello nazionale, ma insomma bello essere conosciuti anche come un attore che fa e frequenta il cinema horror, perché no, il cinema in generale, ma questo è bello, molto bello per me, quindi ci sono e ci sarò qualora capita un'altra occasione. Come sei entrato a far parte del cast di questo film? Ma con lo sceneggiatore avevamo parlato, ci conoscevamo per altri film, altri percorsi insieme, mi ha proposto questa sceneggiatura, mi è piaciuta, serviva un batterista un po' fuori dai canoni, insomma, un po' strano, un po' italiano, perché poi è bello, porto un po' di italianità nel film, quindi un po' tamarro, vedete il giubbotto, questo, che però entrasse poi nella action, insomma, tutti i piedi dentro e ci credesse, ho detto sì, mi piace, voglio ecco, essere. Ecco, il tuo ruolo, senza dire troppo, ma, sì, ma qual è nel film? Beh, il gruppo protagonista del film è una band, non vi spiego come si forma e perché si crea, perché poi si rovinano un po' di, si fa un po' di teaser che magari faremo più avanti o farete più avanti. Okay. E io sono il batterista di questa band che si trova a combattere non solo con le altre componenti della band, che sono queste tre magnifiche attrici che sentirete nelle prossime interviste o prima di me, insomma. E poi dovrà lottare contro qualcosa di veramente soprannaturale e qua un po' mi fermo però perché insomma la voglia è di scoprire poi cosa succede, okay. quindi bello, quindi c'è un percorso strano, parte molto leggero, un personaggio che è il batterista, il turnista che gira il mondo suonando la batteria, quindi d'esperienza, un po' viver, un po' che poi però insomma si trova in una situazione completamente nuova per lui e dovrà cambiare e trasformarsi. Adesso sei a metà delle riprese più o meno, sì. Per il lavoro che avete fatto finora sei stato libero sul set o il regista pretende molto l'aderenza alla sceneggiatura? Beh, un po' di aderenza lo prevede il fatto che appunto si reciti una lingua che non è la mia, per cui non ho troppo spazio all'improvvisazione, ma in realtà per stare il più possibile a servizio delle battute, per non sporcare troppo, però no, c'è libertà, le idee sono assolutamente gradite, sono state già due o tre occasioni dove qualche invenzione è stata accettata, trasformata, presa, rielaborata, per cui no, assolutamente, è bello perché puoi mettere al servizio anche la tua creatività e questa è una cosa
rara, e quando c'è, credo metta a proprio agio gli attori, insomma, al 100%, e si possa dare il 100% divertendosi, no? Che per, è un fattore straimportante quando si gira un film. Ci sono molti effetti speciali? Ci saranno effetti speciali, assolutamente, anche se poi ci saranno, e saranno molto belli, già, ovviamente ne abbiamo parlato, abbiamo visti, ma quello che sarà, scommette, questo film scommette molto sugli attori, poi sulla parte attoriale, quindi sulle emozioni, al di là degli effetti, ma sulle emozioni che questi effetti hanno sugli attori, sui personaggi, per cui insomma saranno forse, ecco, più i personaggi a coinvolgervi nella storia, a tirarvi dentro degli effetti che saranno sì importanti e belli, ma lasceranno molto spazio agli attori. Arrivo in questo subito. Caso mi sembra una scommessa sì. Molto bella da fare. Comunque sì, ci saranno, per gli amanti del genere avrete di che divertirvi sicuramente. Due parole sul clima sul set con le tue colleghe attrici, come è stato con loro, come ti sei trovato? Ragazzi, cioè, sono belle e divertenti, cioè, come, cioè, torno a fare un po' il cabarettista, c'era una famosa battuta che dice: io vorrei una donna come Valeria Marini col cervello proprio di Valeria Marini, perché indicare un certo tipo di... Sto giocando, ti metto, no, qua ragazzi c'è bellezza, intelligenza e bravura in uno shake esplosivo che sono loro tre. Lo sai che avevo veramente straordinario. Più puliti. Quindi, mentre parlo c'è il regista che comincia a dare che parla sempre. I tempi in realtà sono strettissimi, quindi la voce del regista che ci richiama all'ordine. Però no, clima stupendo, scherziamo, ridiamo, ci diamo un buongiorno alla mattina con una solarità incredibile, anche se la mattina è difficile per tutti. E questa gioia qua, questa emozione si porta sicuramente sul set ed esce fuori appunto nelle improvvisazioni, nel gioco, nello scherzo, nel concentrarsi insieme, nel creare un progetto insieme, no? Perché questo è, lo sentiamo già nostro, ecco, sentiamo che è nato un buon feeling, questo sicuro. Anzi, le ringrazio molto, perché con me, soprattutto il primo giorno, un po' di pazienza hanno dovuto averla. Tra loro ovviamente c'è un feeling diverso, che è dato anche solo dalla lingua che le accomuna. Sono arrivato io a rompere un po' di schemi, però mi hanno accettato alla stragrande, a braccia aperte, per cui grazie veramente, insomma, grazie anche per l'opportunità, ringrazio Stefano per questa opportunità, che bella, è un gradino in più che si sale nella conoscenza, no, di questo mestiere, quindi insomma è benvenuto. Tuoi prossimi progetti? Ho un film che abbiamo girato, che è I 13 di Riccardo Mazzone, che è un thriller horror, tanto per rientrare e stare nel genere, dove faccio la parte di un senatore veramente feroce e crudele. Questo è un personaggio leggero, su questo invece lì è veramente ferocissimo il personaggio, e che avrete modo di, credo, vedere e sentire un po' più avanti, appena chiuso, adesso si è chiuso il montaggio, per cui da ora inizia la promozione, inizia il battage, un po' di teaser, e magari avrò piacere di invitarvi. Una commedia attualmente al cinema, che è tutta colpa della musica, e qua torno sulla strada della comicità, la commedia di Ricky Tognazzi, una commedia molto divertente, carina, raffinata, che è tuttora in sala. E poi TV, abbiamo NTV a febbraio, che ci ospita con un programma pazzo, fuori di testa, e poi vedremo. Poi speriamo altri horror, perché mi divertono tantissimo, non di sgozzare qualcuno o di farmi sgozzare, che va bene, insomma, entrambi i casi. Grazie a voi, in bocca al lupo, e mi raccomando, seguiteci, perché noi vi seguiamo. Ok. Action! She's still sleeping. Shit. Look, I think it's pretty obvious that we have to do something. I think we should sneak out the back and get to the village through the woods or something. I mean, we have to get some help. Somebody must have seen something. What if there are more? What if we're the only ones who haven't been contaminated? Stop with your cosmic bullshit, because I don't believe it.
Emily, there's a lot more to the universe than meets the eye. You have to open your mind so you can see. Emily? Sharon. Kat. Bella. Prima. Non facciamogli mai prendere luce, eh? C'è 33? Ready? Ready. Action! I have a few useful things, but no food. We scarfed that we left. We have to go to the housekeeper's. Okay, stay rolling, please. First positions. Oh, you dropped the line. All that we left. Okay. Ready? Ready? Action! A few useful things, but not food. It's careful that we left last night. We have to go to the housekeeper's house then. No, trust me, there'll be others. If she's in that state, God knows what state her husband's in. She's right. It's too risky. Oh my God, I have a great idea. Okay, get. Ok. Sono in campo? No. Bene. Ma qui è muta, eh. Muta. Ah, è muta. Muta. Guarda il mio recipiente. Muta. C'è basite. L'ho ripresa a sicuro. Ok. Come si dice basito in inglese? Basit. Basit. Stand still. Basit nello slang americano. Stand still. Astonished. 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 Oh, astonished. Attonito, eh. Infatti, basito. Un pochino più avanti di qua. Flabbergasted. Aghast. Flabbergasted. Flabbergasted. Ok. Il fuoco l'abbiamo fatto? Sì, sì. Direi di sì. Ok. Facciamo un jack così, sì, perché ci piace. 33, 12, prima. Guarda un po' la stessa cosa. Ok. No, sembrano due robe diverse, mi sa. When you look here, the yellow point. The sand, yeah, yeah, no, I got it. Your okay, hand? Leggermente più avanti, Diego. Un po' più alla tua destra. Lì. Ok. Let's do your best. So do we start somewhere else? And no, you already are looking the... Pizza. The Brocologic. The Brocologic. Okay. And we don't have a shot where you touch. Okay. We are already there. Okay. There is a cut between the two shots. Okay. Because we see the sunset, we see landscapes. So is my nose back and she's yes. Like, yes. Okay. 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 So I'm going to be. No. I'm going to be. Okay. Just in case we have 20, Hi. Diego is my dog. Allora, ciò che fuori vediamo che buio, Stefano. Quindi l'ideale sarebbe la parte... Io parto sicuramente di qua. Tanto io qua sono talmente stretto che non so neanche se vedo la prova. Ok. 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 Però lì ci va lui di sicuro. Mi scanso. Però se ti metti qua, io poi mi tolgo. Tu togli? Sì. Io dimmi fin dove posso andare, nel senso, se io vado qui. Se vai lì ovviamente ti vedo. Però io mi aggiungo, cioè nel senso di conseguenza. Su lava, su loro dietro. Ok. Vorrei cambiare molto i fuochi, Stefano. We are ready. Ok, ready, rehearsal, and action. What do you see, Ray? What's going on? Nothing.
like staring, looking up in our direction. How did they get like this? I told you, she's all screwed up. Normal people don't bow stuff like that. She's running around like some kind of Italian devil monkey. Yeah, no, listen. Upuat is a spirit of the ancient ones, a spirit of the evil ones. I wrote a song about him once. There's a little bit of evil in all good things. Even a rose will turn black if life stops listening. I wonder why it wasn't like I eat. Because it sucked! We're all gonna die. You know what? Stop. Stop it right now. Everything is gonna be okay. Somebody's gonna come and look for us. The power's gonna come on. The phones will start working. Calm down. Okay, allora.